Andar per Muggia oggi in un clima assolutamente natalizio, Muggia o meglio Muia per i triestini, è una località la più a sud di tutta la regione Friuli Venezia Giulia. Esposta su un promontorio a nord-est e offre una cosa che pochi comuni in Italia offrono, molti pochi, ed è quella di poter assistere ad un tramonto sul Mar Adriatico. È l'ultimo lembo di Istria rimasto alla Repubblica Italiana dopo il Memorandum di Londra del 1954 e dopo la rettifica col Trattato di Osimo del 1975. Muggia sorse probabilmente come castelliere, cioè villaggio fortificato. I romani conquistarono tutta la zona, Istria compresa, e qui edificarono com'era in quel periodo tutta questa zona. Questa zona era basata su due castellieri fondamentalmente, quello di Eleri e quello di Muggia Vecchia. Quello di Eleri 1600 a.C., quindi metà dell'epoca del bronzo. Arrivarono qui già nel 178-177, seconda guerra istriana, poi ci volle circa un secolo per romanizzare tutto. E quindi i castiglieri persero la loro importanza e si svilupparono tutte le ville, invece, ville rustiche, come vengono definite, lungo il litorale e sulle colline muggesane. Però il gruppo, diciamo così, di abitativo si trovava sul colle dell'attuale Muggia Vecchia, che nel 931 i re d'Italia Ugo e Lotario donarono come amministrazione al patriarca di Aquileia, e con esso Muggia rimase fino al 1420, quando c'è stata la caduta del potere temporale di patriarchi di Aquileia, e quindi poi passa a Venezia. Allora, se c'è una caratteristica proprio di Muggia, sono tutte queste case di questa zona, della zona questa qui, tutte basse, anche colorate, insomma, da cosa dipende questo tipo di urbanistica? L'urbanistica dipende sempre dal substrato sul quale sono state costruite le case, quindi probabilmente all'inizio, si parla di 1000 più anni fa, esistevano delle modificazioni, cioè delle strutture del territorio che permettevano la costruzione di certe case, mentre altre no. Dopo il periodo veneziano, una breve parentesi napoleonica, Muggia divenne asburgica, e in quel periodo si sviluppò anche, nella seconda metà dell'Ottocento, parliamo, la cantieristica. Basti pensare che nel cantiere di San Rocco venne costruita la prima corazzata militare asburgica. Ecco, qual è stata, com'è stata questa vocazione al mare di Muggia? La vocazione è stata forse non direttamente per mezzo di muggesani, ma la famiglia Strudhoff individuò nella frazione di San Rocco, che allora era completamente disabitata, il posto dove poter insediare un cantiere navale. Quindi nel 1858 la prima costruzione, il famoso bagno Maria, immortalato anche dal Tischbein davanti a Piazza Unità, era un bagno, quella volta si usavano a fare stabilimenti balneari, si usavano a fare staccati dalla riva, e poi invece divenne anche un punto fondamentale per la marina da guerra dell'Austria, inizialmente dell'Austria e poi dell'Austria-Ungheria, però sempre con costruzioni poi miste di vario tipo, ecco, non solamente militari, perché poi le navi militari passarono a Pola e quindi ci fu un cambio di interessi verso navi di altro tipo. Allora, Muggia aveva molte frazioni, ne ha ancora molte, ma molte che aveva le ha perse, queste in momenti storici diversi. Ecco, quali sono stati questi momenti legati alla Seconda Guerra Mondiale? Fondamentalmente c'è stata una riduzione di 2/3 della superficie del comune nel 1954, quando questi 2/3 passarono all'allora Jugoslavia, dal 26 ottobre del 1954, dopo l'intesa di Londra del 5 ottobre precedente. Quindi le popolazioni ebbero 15 giorni in pratica per decidere se rimanere o andare via, trasferirsi a valle oppure in altre parti del mondo. Ecco. A Muggia si viene spesso anche per mangiare del buon pesce. Ecco, com'è il settore ittico?
estritico si mantiene sempre a buon livello, dipende dalla stagione e quindi dai pesci che girano e che si trovano, sono annate buone, annate meno buone, però è una vecchia tradizione quella dei pescatori, anche se non era la preminente, cioè era sempre un'attività di nicchia bilanciata sempre dalle necessità del paese e portata avanti di solito da particolari famiglie come adesso sono i Rusignan, che continuano, almeno quelli di antichissima tradizione mugiasana, a portare avanti questo settore, ma ci sono anche tanti nuovi giovani che continuano. La fototeca dei Civici Musei di Storia d'Arte, situata a Trieste a Palazzo Gopcevic, conserva svariate immagini che raccontano la Muggia di ieri, tratte dall'archivio storico, dall'archivio Giornal Foto e da quello del fotografo triestino Adriano De Rota. La città è narrata attraverso una quantità consistente di immagini, dal cantiere San Rocco, raccontato nelle cartoline di fine Ottocento o nelle foto dei primi Novecento di Giuseppe Volze, agli scatti degli anni Cinquanta che rammentano gli scorci di Punta Sottile del Lazzareto o i particolari architettonici del Duomo del Santuario, ma anche i momenti di vita quotidiana, le affollate cerimonie religiose degli anni Cinquanta, come la giornata della madre a Muggia. Il diario iconografico testimonia l'effervescenza culturale del Festival di Muggia con Cesco Baseggio, la vita politica con il Congresso della Democrazia Cristiana, immortale al posto di blocco dei primi anni 50, racconta i fatti di cronaca come la filovia di Muggia finita in acqua nel 53. Alla fine dell'Ottocento il dialetto muglisano andò esseguendosi. A riportare le ultime documentazioni fu l'abate Jacopo Cavalli. Ecco, ci fu nell'ultimo periodo un sormontarsi fra il dialetto muglisano e il dialetto muiesano. Ecco, non si può andare per Muggia prescindendo dal fatto di fermarsi a bere una birra e parlare proprio del dialetto muiesano. Allora, che caratteristiche ha, ma intendendo in riferimento ai nomi e soprannomi? Allora, Muggia ha una particolarità dei soprannomi dovuta alle sue origini istrovenete, ma soprattutto venete. Perciò, per distinguere le poche famiglie che vi abitavano, c'era questo fatto di mettere il soprannome alla famiglia, perché c'era il nonno, il padre, avevano lo stesso nome, c'erano lo zio, c'era il stesso cognome, perciò c'era questo soprannome. E sono state cose documentate anche da atti notarili, cioè ad esempio la mia famiglia Millo, ho trovato un documento di mio bisnonno Giuseppe Millo detto Pisciolon, perché questo è il soprannome del mio ramo della famiglia Millo. Poi ci sono i Millo Nacia. E questa è questa particolarità che abbiamo noi a Muggia. Ma è vero poi che i muiesani non conoscono i nomi delle vie? No, assolutamente. Chiedere a un muiesano un nome di una via ti chiede, ha tutto un mondo a sé. Noi abbiamo ad esempio Calle Tiepolo, che però nessuno sa che Calle Tiepolo è il quartier cinese, ma non perché a Muggia c'era una comunità cinese, ma perché c'erano queste case fatiscenti dove abitavano talmente tante persone, perciò era il quartier cinese dove c'erano anche una famiglia di donne con dei tratti somatici asiatici, dette le Filippine. Questa è la particolarità di dare questi soprannomi nostra. E se volessimo fare qualche esempio in merito alle famiglie e ai soprannomi attribuiti? Ce ne abbiamo una in particolar maniera che ne ha veramente tanti, che è la famiglia Frausin, che si divide in soprannomi come Spadaro, Garibaldi, Luganiga, Tusseghin, Burelin, Cocca, Suman, Poppe, Lila, Beppi Rosso, Bocciul, Rico De Nitte, Pantegana, Toni Sotto, Canocin, Pimpeno, Liba, Bagattin, Bacotta, Bagliotta, Tacin, Piero Necca, Traghettier, Titanane, Mini Biondo, Tavarassa, Timelin, Chino, Beppi del Caffè, e pare non siano tutti. Ma senti, c'è da avere paura di qualche soprannome? No, assolutamente, no, assolutamente. I muggesani comunque sono famosi per essere un po' gioviali, ecco. Quindi l'uso dei soprannomi negli anni è stato dato anche per particolari caratteristiche che magari una persona aveva. Venivano dati o per magari per mestiere o venivano dati proprio per caratteristiche fisiche o addirittura caratteriali. Quindi Muggia ne è veramente piena. Ne abbiamo qualcosa come 416 soprannomi.
I romani erano maestri di divertimento, il loro motto panem et circensem è rimasto nella storia. Non sia neanche che l'origine, un po' gli antenati di Muggia siano i romani, che è rimasto questo spirito per il divertimento. Non si può andare per Muggia prescindendo dal fatto di visitare quella che è la sede dove viene creato il carnevale di Muggia. Allora, tornando indietro, come nella storia, come è cambiato rispetto al passato anche le tecniche qui di lavoro? Qua siamo ormai al 65esimo, è chiaro che 65 anni fa non si costruivano questi carri così grandi e neanche con tecniche particolari come ci sono adesso. Il materiale per lo più era legno che in quella volta, grazie ai cantieri, noi avevamo manodopera molto molto brava e hanno portato tutta questa manodopera sul carnevale di Muggia. E da quello poi si è cominciato con le saldature, ferro, e al giorno d'oggi usiamo anche materiali come polistirolo, che è molto più malleabile e molto più leggero, perché per fare certi movimenti ci vuole anche leggerezza per muoverli, e quindi si è passati, diciamo, in 65 anni veramente con tecniche diciamo attuali, all'avanguardia. Allora, senti, le compagnie che si esibiscono sono Bellezze Naturali, Bora, Brivido, Bulli e Pupe, Lampo, Mandrioi, Ongia e Trottola. Ecco, e siamo in, non in dirittura d'arrivo, però ci stiamo lavorando per il prossimo carnevale, che è l'11 febbraio. Sì, esatto, oggi siamo in dicembre e quindi già quasi tutte le compagnie sono attive, perché il carnevale prossimo anno 2018 arriva molto presto e quindi bisogna darci da fare, perché insomma c'è molto da lavorare. Allora, con questi colori di clima e di festa in direzione carnevale vi saluto. Andar per Muggia si conclude qui, alla prossima.